parlavamo l'altro giorno col papà del Sandro, che diceva che dal 64 che loro sono titolari di questo albergo, proprio vedi la familiarità, cioè, e comunque mi sono trovato veramente bene. Quindi andare in vacanza e sentirsi a casa? Sì, sì, esatto. Sì, sì, veramente. Può essere questa è vero, vero, vero. La frase, diciamo, che sì, un po' descrive, no, la sensazione. E poi questo, diciamo, questa sensazione la trovi in tutti gli alberghi qui del litorale, perché è la Romagna. È la Romagna, brava gente. Romagna, sì, brava gente. Anche se qualcosina sta cambiando. Ah, interessante. Che cosa, per esempio? È un po'... cioè, la Romagna mia di una volta non c'è più. Ho notato molti cambiamenti anche nei bazar, anche nelle persone. Non c'è più proprio il vero... diciamo che tiene in piedi l'attività, il vero romagnolo, sì. C'è stata un po' di contaminazione. Sì, ma è un po' più fredda la cosa, ecco, cioè si sta intiepidendo. Prima era calda, beh, andiamo a Rimini, e vedevi, sentivi anche, diciamo, quel classico bel dialetto, invece adesso non c'è più. Qui ha detto una cosa interessante, è vero, perché è una cosa che quella veramente si sta perdendo, un po' perché siamo contaminati da tante persone che vengono da fuori e un po' perché secondo me anche i giovani non mantengono quella tradizione, non c'è più nessuno in casa che lo parla e quindi certo, diventa anche più complicato, sì, riuscire a mantenerlo, mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo, no? Sì, beh, senza... Lo parlate il dialetto milanese? Un pochino, io per no. Appena. No? Io sono milanese, ma non capisco, ma non lo parlo. Vedi, no. Vedi, questa è sì, un'altra sì, di quelle cose, sì, succede sì, anche no, purtroppo sì, in altre regioni d'Italia. Sì, sì. Poi un'altra cosa che è... per me sta perdendo colpi, cioè anche in modo che io mi ricordo quando si aveva 18 anni si partiva per andare a Rimini, per andare a Miramare, a Riccione, per fare le esperienze, trovare le tedeschine, trovare invece divertimenti, invece adesso anche come giovani pochissimi, cioè proprio preferiscono, non so, andare all'estero, andare, non so, in Spagna, Ibiza, che anche magari secondo loro i costi sono minori, ma però se andiamo a valutare veramente la cosa non è effettivamente così. I divertimenti, ecco, nei divertimenti. È cambiato qualcosa? Qualcosa, sì, sì, sì. Diciamo che il divertimentificio che fu creato negli anni '80 è andato a scemare, andato, piano piano. Sì, certo. Da un lato perché è finita un'era, dall'altro perché forse in qualche modo si è cercato di recuperare un target di clientela differente, mi viene da dire, sì, certo. Questa è una mia opinione personale. E l'ho notato anch'io. Ecco, e forse c'è anche da dire che i giovani magari adesso amano anche qualcos'altro, mi viene da dire grazie al cielo per certi versi. Vi dico questo perché la domanda che vi voglio fare è se voi, per esempio, avete in questi anni in cui siete venuti qua scoperto l'entroterra. Sì, siamo andati due o tre. Domenica. Al Palio del Daino. Sì, 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 molto bellissimo, bello. Bellissimo, sì. Spettacolare, una cosa. Poi fuoco. Creare un tempo andato. È vero, vero. Tutti. Realistica, San Marino eravamo già stati. Già stati. A Gradara l'anno scorso sono andata io a Gradara, anche lì molto bello. Sì. Ecco. Poi niente, dovevamo andare domani al stasera al Verrucchio, invece siamo qua. Ah, ok, benissimo. È stata una avete sempre San Leo domani, Sì, sì, sapete. Andiamo. A domani c'è San Leo. Domani c'è una cosa a San Leo. A domani ci andiamo. Comunque quello lì di Mondaino sicuramente ve lo dice. Mondaino spettacolare, uno spettacolo così, bello. Una scenografia stupenda.